Buonasera, buonasera a tutti, carissimi studenti, carissime studentesse, ma anche, insomma, semplicemente appassionati e appassionate della lingua italiana. Benvenuti, benvenute. Oggi io sono Vinicio, adesso mi presento meglio. Oggi parliamo di un tema molto interessante che vedete qua il titolo scritto, sono gli aggettivi possessivi. Oggi parliamo degli aggettivi possessivi perché che ho scogliuto, poi vamos ver che sono questi aggettivi possessivi, un nome, non precisa sapere un nome, né? Ma perché che ho scogli questo tema, no? Perché ho scelto di parlare di questo tema? Perché è un tema che gli studenti utilizzano sin dall'inizio, fin dall'inizio di una produzione orale, una produzione scritta, è molto importante per gli studenti conoscere questo tema, ed è un tema. Gli aggettivi possessivi sono un tema che anche per gli studenti che hanno una competenza avanzata dell'italiano, presentano alcune difficoltà, okay? Presentano alcune difficoltà. Per questo motivo ho deciso, ecco, di scegliere oggi questo tema, gli aggettivi possessivi. Allora, io mi presento, per chi non mi conosce, io mi chiamo Vinicio, sono professore di Italica da tanti anni, sono professore di italiano da tantissimo tempo. Io vengo dalla Sardegna, sono nato in Sardegna, anche se abito in Brasile da circa 11 anni, okay? Sono 11 anni che moro in Brasile, ma eu dei aula di italiano no Ecuador por anos, eu dei aula di italiano na Islândia, eu dei aula na Polônia. E oggi sono in Brasile e quindi vi do il benvenuto a nome di Italica. Vedete, c'è scritto Canal Italica in basso, quindi vi invito tutti a iscrivervi al canale YouTube, ma anche quello Instagram. E ci può cominciare. Poi cominciamo subito. Da che cosa cominciamo? Cominciamo dal quiz. C'era un quiz che per chi non viu no Instagram, sempre antes das aulas da terça, a gente coloca umas perguntas que tem como objetivo, assim, deixar tudo mais, assim, mais como brincadeira, mas também para ver o que os alunos já sabem ou não sabem. Allora, il primo era donne e buoi dei paesi. Ehi, questo è un proverbio italiano. Nei proverbi una cosa molto molto interessante, molto importante, che cos'è? È la rima, giusto? I proverbi in genere rimano. Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, rosso di sera, bel tempo si spera. Anche questo è un proverbio. E quindi quale sarà la risposta? Quindi potevamo già eliminare probabilmente miei, perché non rima. Quindi ci rimane tuoi o suoi in questo proverbio donne e buoi dei paesi. Dei paesi. Allora, donne e buoi dei paesi tuoi. È un proverbio italiano che significa. Donne significa mulheres, i buoi sono os bois mesmo, gli animali, dei paesi tuoi significa do seu lugar, da sua cidade, possiamo tradurlo così in portoghese, do seu povoado. E cosa significa? Significa che questo proverbio dice che le persone dovrebbero, no, che as pessoas deveriam escolher a esposa, então a mulher que com a qual casam e o trabalho. Da mesma cidade, non deveriam viajar, né? È un proverbio un po' strano, ma questa saggezza popolare
ed sei tu mesmo, né? A volte sono cose incomprensibili o a volte sono cose molto vecchie che oggi sono passate di moda. Anticamente viaggiare era una cosa molto ovviamente più complessa rispetto a oggi. E andiamo avanti, vediamo la seconda domanda. Questa era un po' più difficile, forse anche per chi già sa italiano. Allora, fratello maggiore si chiama Mario. Il mio fratello maggiore, mio fratello maggiore o il mie? Allora, la risposta esatta qua è la prima, il mio. Potevamo eliminare la lettera C perché il è un articolo singolare, o, e miei significa meus, quindi non concordano, perché il è singolare, miei è plurale. In questo caso è il mio fratello maggiore. Alcuni diranno, ma non tem una cosa con nomes di famiglia singolare? Sì, è vero e la vediamo tra poco, quando entreremo nel vivo della lezione. Passiamo alla prossima. Cosa ne pensi di questo libro? O che você acha desse livro? Al mio avviso è bello. O significato da risposta è eu acho que é boni, que é legal, que é bom, que é um livro bom. Al mio, a mio o nel mio? Allora, la risposta esatta qua è a mio avviso. E qua molte persone probabilmente, muitas pessoas probabilmente risponderanno, ma non seria al mio, perché a gente non precisa usare o artigo antes do possessivo. Precisa, ma ci sono tante eccezioni. Quindi a mio avviso significa secondo me. Potevamo dire a mio parere. Insomma, abbiamo detto a mio avviso. Quindi le risposte, le nostre risposte oggi sono queste. La prima era B, la seconda A, e quindi è a mio avviso. Quindi non al, ma a mio avviso. Allora, andiamo avanti. Io ogni tanto leggo le vostre risposte. Le vostre domande in questo caso erano anche risposte. Allora, prima di iniziare, anzi di cominciare, molto rapidamente, depois no final eu vou explicar un poco mais para quem tiver interesse, né, depois da aula de hoje, depois da live de hoje sobre possessivo, só para falar para vocês que o curso Italiano Essenziale tem as matrículas abertas, hoje abriram as matrículas. Para quem fizer a matrícula hoje, vai ter um e-book físico, um livro mesmo, que vai chegar na sua casa. Depois, mais para o final, eu vou falar do curso um pouco, muito em breve. Muito em breve. Para quem tiver interesse, tem um link debaixo desse vídeo no YouTube, no Facebook, para fazer a matrícula, onde você encontra todas as informações e tem uma chat ao vivo para tirar dúvidas, va bene? Allora, quindi, di nuovo, il tema di oggi sono i possessivi, mio, tuo, nostro, vostro, sono parole che usiamo tantissimo. Sono parole che usiamo tantissimo. Iniziamo da qua. Iniziamo da qua. Questa è la copertina di un album, di un disco, di un cantante fortissimo, secondo me, e secondo molti altri, che è morto giovanissimo, purtroppo, che si chiama Rino Gaetano. Il titolo è Mio fratello è figlio unico. Okay?
E qua io che cosa noto? Questo è il possessivo mio, meu irmão, è figlio unico, che è ovviamente un paradosso che usa. Per chi fosse interessato può sentire la canzone e scoprire il significato di questo, insomma, perché è figlio unico nonostante sia suo fratello. Comunque questa è, qua vediamo che antes do possessivo mio, non tem nenhum artigo. Não tem nenhum artigo. E isso acontece, questo succede con i nomi di famiglia singolari. Ok? Quindi quando nós temos un nome di famiglia no singular, em geral, nós não utilizamos o artigo antes do possessivo, né? Mio fratello e figlio unico. Porém, e molti diranno: mas como? Aqui o Vinicius não falou che a risposta esatta era il mio fratello. Perché essa regra che diz che o nome di famiglia singular non tem artigo non vale quando tem dois adjetivos. Então, além do mio, aqui, nós temos maggiore. Então, quando tem o possessivo, mio, tuo, suo, junto com outro adjetivo, il mio caro fratello, per esempio, la mia cara sorella, aí vai o artigo, ok? Mas con i nomi di famiglia singolari, con i nomi di famiglia no singular, fratello, sorella, zio, zia, nonno, insomma, tutti i nomi che sono relacionados con famiglia, ahí nós non utilizziamo l'articolo, come in questo titolo, mio fratello. Va bene? Se il nome è plurale, ahí sì, eh? Le mie sorelle, i miei zii, os meus tios, e così via. Dico questo perché questa è un'eccezione alla regola. Mio fratello è figlio unico, è un'eccezione alla regola. Che cosa dice la regola dei possessivi in italiano? Dice che quando io trovo un aggettivo possessivo in italiano, dobbiamo, quasi sempre, come ho detto, dobbiamo usare l'articolo. Ok? Vocês in português podem escolher se usar ou não usar o artigo. Você pode dizer em minha opinião ou na minha opinião. Podem dizer o meu telefone novo ou meu telefone novo, com o seu artigo. In italiano questa scelta, essa scelta, non esiste perché io sono obbligato a usare l'articolo. Quindi non posso dire mio canto libero, che è il titolo di un altro bellissimo disco italiano di Lucio Battisti, uno dei più grandi cantanti, autori italiani. Non posso dire mio canto libero, devo dire il mio canto libero. Non posso dire, con un'altra bellissima canzone di Ivano Fossati, non posso dire mia banda suona il rock, devo dire la mia banda suona il rock. Quindi, di nuovo, in italiano io non posso scegliere di omettere l'articolo, a meno che. Di nuovo, a meno che noi non troviamo un nome di famiglia singolare, oppure troviamo un'eccezione alla regola. A mio avviso, a chi non temos o artigo, non è al mio, è a mio, perché è un'espressione cristallizzata. Então, tem algumas expressões realmente che sono exceções à regra che diz. Che no italiano preciso
Preciso pôr o artigo antes do possessivo. Então, por exemplo, eu não posso dizer in mia famiglia, né? Porque tem que pôr in e là, nella mia famiglia. Non posso dizer che mio lavoro, oppure non posso dire che io amo mio lavoro. No, dico che io amo il mio lavoro. È obbligatorio l'uso dell'articolo. E qua io ho messo, voi vedete questi aggettivi, per esempio, scusate, torno un attimo indietro. Mia. Voi sapete che molti aggettivi in italiano terminano con la lettera A quando sono femminili, banda, eh? La mia banda suona il rock. E sapete che le parole italiane che terminano con la A al plurale hanno una E. Casa, case, donna, donne, banda, bande e così via. E quindi i possessivi quasi sempre seguono la regola classica dell'italiano, UA. Vira è mia, mie, come vedremo più avanti. Tua, tue. Gli aggettivi maschili, quando terminano con la O, al plurale hanno una I, quindi per esempio nostro, nostri. Porém, essa regra tem uma exceção, também aqui, né? A lingua è cheia di exceções, por motivos históricos de desenvolvimento da língua, e quindi mio, che noi abbiamo visto prima, mio fratello, non vira mi, come seria se fosse un aggettivo normale, come brasiliano, brasiliani. Qua no, mio diventa miei, come vedete nel titolo di questo libro, i miei parenti, i miei amici. La mia casa, ok? Quindi attenzione, poi lo vediamo nella tabella, però ci sono mio, tuo e suo, son exceptions, né? Quindi abbiamo miei, abbiamo tuoi, come abbiamo visto prima, no? Miei, tuoi e suoi. Queste tre, memorizzatele, queste tre parole, perché sono eccezioni. Quindi mio, miei, meu, meus. Tuo, di você, tuoi, né? Suo, suoi. Quindi sono eccezioni alla regola. Negli altri casi la regola è questa, la sua Ferrari. Il monaco, né? Un monge che vendeu sua Ferrari. Vedete che in portoghese io direi un monaco che vendeu sua Ferrari, in italiano no, io devo sempre dire il monaco che ha venduto la sua Ferrari. Va bene? Allora, vediamo un po' se c'è qualche domanda. Ok, io leggo sempre le vostre domande, quindi se volete potete scrivere. Allora, qua c'è una questione importante, perché io ho scelto questo. Sua, perché uno degli errori, eu falei no começo che eu escolhi esse tema, não, perché parece muito básico, né? Mas muitos alunos que têm um nível avançado de italiano também erram umas coisas relacionadas com esse tema. Um dos erros mais comuns é, além daquele de não colocar o artigo, porque em português você muitas vezes não colocam, é aquele de suo relativo à terceira pessoa, né? Quindi in italiano io devo sapere che la prima persona noi troviamo mio, quindi il mio libro. La seconda persona io trovo tuo o tua. Insomma, se maschile, femminile, tuo o tua. La terza persona, voi in portoghese, in muitos casos, você utiliza dele ou dela, né? Un problema dele, isso é problema dele, porque tem o risco de confundir. Se eu falo isso, é o problema seu,
aí tem um perigo de confundir realmente. In italiano, esse perigo não existe. Quindi io avrò sempre mio, prima persona, tuo, di você, suo, sua e dele. Quindi in italiano non esiste dire è un problema di lui o è un problema di lei. No, è un suo problema. C'è una storia curiosa che è successa un po' di tempo fa, proprio nel corso di Italica, c'è stato un disguido, diciamo così, un malinteso sulla prenotazione delle lezioni, una cosa, insomma, da niente. Però io stavo cercando di risolvere questo problema con Lucilla e con João, che ci aiutano in queste cose. E a un certo punto Lucilla mi ha detto: ah no, foi un erro meu, foi erro meu, foi eu que errei. E io allora ho avvisato, io queria avvisare o João. Allora, in italiano, in questo caso, io direi cosa? Ha detto Lucilla che è stato un errore suo, perché suo significa della. Solo che in portoghese io ho detto: ah, Lucilla falou che è seu. Aí foi un problema, perché logo in seguida io falei: João, olha che quando io dico che foi erro seu, non significa seu di você, significa seu da Lucilla. Ecco, e questo è un classico caso che in portoghese, quindi ambiguo, in italiano no. In italiano io dico: è un errore suo, significa della o deli. Altrimenti io avrei detto: João, è un errore tuo. E João logo in seguida falou: uffa, già stava preoccupato che você falou eu erro seu. Perché in portoghese seu significa di você também, né? In italiano quindi mio, tuo e suo. Un altro errore molto comune degli studenti brasiliani è utilizzare suo per dire delis o delas. Per esempio, io dico: meus pais moram na Itália. Sua casa, o a casa deles, comunque sua può essere também deles, in portoghese si può usare. Ecco, in italiano no. In italiano, se io voglio dire deles o delas, devo usare un altro pronome, non posso dire sua o suo. Non posso dire, per esempio, gli studenti, os alunos, gli studenti mi hanno dato il suo compito. No, devo dire gli studenti mi hanno dato il loro compito o i loro compiti. Come vedete, per esempio, nel titolo di questo corso, le crociate, as cruzadas, no? Quelle dell'anno 1000, della religione cattolica, le crociate e la loro storia. Tem uns artigo, prima di tutto c'è l'articolo, la, perché non posso omettere l'articolo. As cruzadas e a storia das cruzadas. Non posso dire le crociate e la sua storia. No. Perché? Perché la storia è delle crociate. Crociate, plurale, devo usare loro. Ok? Come vediamo qua. Guardate nell'ultima, non si vede benissimo qua, però poi ve la potete guardare con calma più avanti. Quando è delis o delas, devo dire loro, il loro, la loro, i loro e le loro, okay? Che è la stessa forma do pronome plural, elis o elas. Quindi attenzione a quando usate loro, perché a non confondere, cioè loro con sua. Quindi sua, suo, suoi, li usiamo quando è deli o della. Mia sorella mi racconta la sua storia, storia della, perché sorella è singolare e sua è singolare.
Adesso, se io dico le mie sorelle mi raccontano la loro storia, non posso dire la sua storia, perché è dellis o dellas, va bene? Ecco, qua c'è un altro testo che è la stessa cosa, che riguarda, cioè sempre, che riguarda sempre il pronome, l'aggettivo possessivo loro. La maggior parte delle persone sono altre persone. I loro pensieri sono opinioni di qualcun altro, la loro vita un'imitazione, le loro passioni una citazione. Cosa significa? Lo traduco. A maioria das pessoas são outras pessoas. I pensieri, os pensamentos, ecco, i pensieri delle persone. Siccome è delle persone, plurale, allora devo usare il possessivo loro. Non posso dire i suoi pensieri, perché suoi, lo ripeto un'altra volta, si riferisce appena al singolare, quindi suoi può essere deli o della, non può mai essere delis o dellas. Ok? Os pensamentos delas são opiniões de ou de alguém, de alguma outra pessoa, de outros, né? De outros. A vida deles, uma imitação. Suas, ou as passões deles, uma citação. Quindi attenzione che loro è il possessivo plurale. Loro è il possessivo plurale. Plurale, quindi loro, esatto. Flavia, la loro casa, casa dellis. Sua casa seria appenas a casa di dellis. Quindi ecco. Giuseppe dice confungi la seconda persona con la terzera. Questa è una cosa comune in portoghese perché voi usate anche con i verbi, voi dite você fala e ele fala. Quindi seconda e terzera persona a volte coincidem, tem essa coincidenza. In italiano, quando a gente fala di possessivos, tuo è da seconda persona, suo è da terzera persona. Lembrando, non è un tema da aula, ma é um passant, lembrando que no italiano nós usamos a terceira pessoa, quindi usiamo suo, usiamo lei, usiamo i verbi alla terza persona per la forma di cortesia. Quindi io posso dire, signor direttore, è arrivato il suo autista, chegou seu motorista. Aí sì, io posso usare suo, falando direttamente, ma è la forma di cortesia. Va bene? Allora, e perché non i loro pensieri? Perché pensieri maschile, Katia, quindi l'articolo è i. Allora, ok, quindi loro è invariabile. Quello che cambia è l'articolo, il loro libro, la loro vita. I loro libri, le loro vite, come adesso lo vediamo subito, c'è una tabella. Però ecco, pensieri in italiano, pensiero è maschile e quindi l'articolo è i loro pensieri sono opinioni. Tra l'altro, loro è anche particolare perché qua ci addentriamo, talvez tenha pessoas que eu vi alguns nomes de alunos da Itálica, então talvez tenha pessoas também que têm um nível mais avançado, então eu vou também fazer uma piccola parentesi, perché io ho detto all'inizio che mio, cioè che se io uso il possessivo con i nomi di famiglia singolari, non uso l'articolo. Okay? Quindi io dico mio fratello, mia sorella, però c'è un'eccezione, c'è un'altra eccezione a questa regola, no? Che è quando il possessivo è loro.
Per cui se il possessivo è loro, eu volto a usar o artigo. Então, se eu falo de, por exemplo, de Simone e Giovanna, che sono due carissimi amici, no? Simone è un mio carissimo amico, Giovanna è una mia carissima amica. Se, quindi io devo usare loro, perché delis, io dirò il loro figlio. Quindi se il possessivo è loro, devo usare l'articolo anche con i nomi di famiglia singolari. Va bene? Questa è una piccola scheda riassuntiva, una tabella, dove voi vedete che abbiamo mio, tuo, suo, nostro, vostro e loro, eh? Al femminile abbiamo mia, tua, sua, nostra, vostra e loro. Gli aggettivi femminili non presentano nessuna difficoltà, perché mia, mie, tua, tue, sua, sue, nostra, nostre, vostra, vostre, loro rimane invariato, cambia solo l'articolo. Però questa è la regola classica di tutti i nomi e di tutti gli aggettivi che terminano con la A. Agenda. Agende, ecco, al maschile invece dobbiamo fare un po' più di attenzione, perché mio, tuo e suo al plurale sono irregolari, quindi mio, miei, come abbiamo visto all'inizio, tuo, tuoi, suo, suoi, deli, delis. Gli altri, nostro e vostro, sono regolari, quindi nostro e vostro non presentano nessuna eccezione alla regola. Il nostro cane, i nostri cani. Va bene? Quindi, così, prima di andare avanti, ricapitolando un po', ci sono le cose a cui dovete stare attenti, as quais os brasileiros, na minha opinião, pela minha experiência de professor, têm que prestar mais atenção é não esquecer o artigo, não esquecer o artigo, não falar minha vita, não falar meu lavoro, mas il mio lavoro, la mia università, i miei libri. Quindi não esqueçam o artigo, a não ser de que um nome de família singular, né? Um nome de família singular. E ainda dentro desses nomes de famílias singulares, nós temos três grandes exceções. A primeira é quando temos dois adjetivos. Il mio caro fratello, come abbiamo visto all'inizio, il mio fratello maggiore, uso l'articolo perché ci sono due aggettivi. Mio, maggiore. Quando uso loro, il loro figlio, quindi anche se il nome di famiglia singolare uso l'articolo, e la terza eccezione, le principali, io sto parlando delle principali oggi, basta. La terza eccezione è con i nomi affettivi, diciamo così, con i nomi affettivi. I nomi affettivi cosa vuol dire? Per esempio, invece di dire mia sorella, dico sorellina, che è un diminutivo, sorellina. In questo caso uso l'articolo la mia sorellina, per esempio, va bene? Alcuni, anzi le grammatiche, considerano che anche la parola mamma oggi sia un nome affettivo. Quello non affettivo sarebbe madre, però mamma è affettivo e quindi dicono che con mamma io uso l'articolo perché è un nome affettivo. Anche se secondo me sempre più persone stanno usando anche il nome mamma senza l'articolo, stanno cioè eliminando un'eccezione. I parlanti normalmente tendono a semplificare la lingua. Quindi forse, non lo so, tra 10-20 anni potremmo dire anche mia mamma. Oggi, secondo le grammatiche, si dovrebbe dire la mia mamma. Secondo
si dovrebbe dire la mia mamma. Allora, quindi questi sono i casi, due casi. Il terzo caso a cui i brasiliani devono stare molto attenti è appunto a non confondere sua, suo e loro. Deli, della, suo. Delis, loro. Ok, questi sono così, grandi linee, i casi. Abbiamo parlato di nomi di famiglia, giusto? E in italiano, nella lingua italiana, guardate il nome di questo film, famoso, con attori famosi perlomeno, no? Robert De Niro, Ben Stiller, Ti presento i miei. Qualcuno dirà, sarà che sta faltando una parola? Chi? I miei o chi è? Ecco, in italiano, quando io dico i miei, al plurale, sempre al plurale, i miei, vi ricordate qual è la seconda persona? I tuoi, i suoi. Queste tre parole, se io le uso da sole, senza nessun sostantivo dopo, significa meus pais. Quindi io posso dire che i miei vivono in Italia, i miei vivono in Sardegna, significa meus pais. E io posso dire, quindi posso dire che arrivano i miei, os meus pais stanno chegando, per esempio. Ti presento i miei, posso chiedervi dove, posso chiedere a una persona dove abitano i tuoi, come stanno i tuoi, significa come stanno i seus pais. Per esempio posso dire, ma perché Luca non è venuto? Perché Luca non è venuto alla riunione? I suoi stanno male, seus pais significa, no? I suoi. Quindi i miei, seus pais, i tuoi, i suoi. Ci sono... Esatto, sì, Pino e Peppino sono di Giuseppe, Peppe, sì, anche Peppe, Peppino, anche se Peppino a volte è un nome così, ma con questo in genere noi non usiamo, in genere con Peppino, sì, il mio Peppino potremmo dire, o il mio Peppe, però è una cosa un po' strana, no? Sì, Valderes, l'abbiamo visto all'inizio della lezione nella risposta al quiz. Quando io ho un altro aggettivo, quindi quando io tengo un altro aggettivo além do possessivo, mio, tuo, suo, volta o artigo. Una specificazione, a volte nem precisa essere un aggettivo, ma posso dire la mia sorella, il mio zio di Roma. È una specificazione, è come se fosse altro aggettivo. Quindi qua grande è il secondo aggettivo e volta o artigo perché abbiamo due aggettivi. Esatto, Mayra, perfetto. Le mie sorelle, benissimo. Confondo molto identificare con una parola masculina o femminile. Tem várias palavras que em português são femininas e em italiano são masculinas, mas em geral, por exemplo, pensiero, isso pode acontecer com as palavras que terminam com E em italiano, né? Porque pensiero, por exemplo, eu não vou ter dúvidas, porque termina com O. No plural já sim, podemos ter. Quando a gente está lendo um texto, quando estamos leggendo um livro, oltre alla parola, além da palavra, io devo fare attenzione all'aggettivo. Per cui, per esempio, un ponte, per esempio, ponte, un esempio classico. Tutti voi, o moltissimi di voi, conosceranno Ponte Vecchio. Ecco, io devo dire, ponte in italiano è maschile o femminile? La parola vecchio mi dà questa informazione, perché se fosse femminile, come in portoghese, a ponti, seria vecchia. In italiano a Firenze esiste Ponte Vecchio, e quindi, ecco, da lì capisco, dall'aggettivo o
o dall'articolo, però ce ne sono diverse: il fiore, il ponte, il viaggio, il linguaggio, insomma, ce ne sono davvero tante. Ma andiamo avanti, manca ancora, non manca tanto. C'è un'altra occasione in cui io uso il possessivo senza nome, che è quando facciamo un brindisi. Quando facciamo un brindisi, in italiano noi possiamo dire cin cin, possiamo dire salute, oppure possiamo dire alla nostra, che significa alla nostra salute. Però io non completo la frase, posso semplicemente dire alla nostra. Oppure se un carissimo amico, una carissima amica sta festeggiando un evento bellissimo, io posso dire alla tua, che significa alla tua salute. Se io sto festeggiando una coppia di amici, un casal de amigos, che hanno avuto un bambino, per esempio, no? Che quindi stanno festeggiando un lieto evento, posso dire alla vostra. Sto dicendo alla vostra salute. Sto dicendo alla vostra salute. Oppure posso dire salure trigu, eh? Salure trigu, come si dice, come scrive Katia, è sardo, eh? Sì, noi siamo così, saluri e trigu, o anche saludi. Saludi e trigu, che in italiano significa saugi i trigu, perché trigu in sardo significa trigu, in italiano noi diciamo grano, no? In sardo diciamo trigu, perché antigamente desejar trigu, quien ci avesse trigu seria una persona che perlomeno tinha para comer, perché può già fare pão, macarrão e così via. E quindi è un saluto, ecco, dov'è? Saluto. Ok, andiamo avanti. Io sto leggendo, quindi come vedete le vostre domande, se avete dei dubbi potete chiedere. È giusto che lui dica la sua, per esempio. Anch'io voglio dire la mia. E qua che cosa sarà questo la mia, la tua, la sua? È giusto che lui dica la sua. Significa e tá certo, tá correto que ele também diga, que ele também fale ou diga a opinião dele. Quindi, in questo caso, la parola che io posso omettere è opinione. Per esempio, c'è una riunione, stiamo partecipando a una riunione con tanti colleghi e io non ho ancora parlato. Io non falei ainda e alguém fala, reunião acabou, la riunione è finita. Ciao a tutti. E io dico, no, aspettate, anch'io voglio dire la mia, significa io também quero falar. È giusto che lui dica la sua, significa è corretto, sta certo, è giusto che ele também fale, che ele também expressi, no? Esprima la propria opinione. Abbiamo visto che la regola mi dice che c'è un possessivo, c'è l'articolo, i miei amici, la mia vita, possessivo, c'è quasi sempre l'articolo. Abbiamo visto le eccezioni. Ci sono delle espressioni che non rispettano questa regola perché sono delle espressioni fisse che ormai noi ripetiamo sempre uguali, non cambiano, sono cristallizzate, come si dice. Per esempio, sono queste, a mio parere, a mio avviso, che sono dei sinonimi di secondo me. A mio parere, tu hai ragione, io acho che você está certo, a mio parere, a mio avviso. Secondo me, eh? Quindi attenzione perché a volte noi troviamo espressioni che non usano l'articolo, ma
scusi, nelle frasi che creiamo noi, quindi non le espressioni, queste espressioni fisse, noi dobbiamo in genere usare l'articolo. E concludiamo con una cosa interessante, l'ho lasciata alla fine. È una cosa che secondo me è interessante perché voi. Allora, guardate queste frasi. Per un brasiliano sono frasi normali. Sono frasi normali. In italiano sono frasi un po' strane. Per favore, lava i tuoi denti. Lei pettina i suoi capelli. Se io le trasformo, se io passare queste frasi in português, são totalmente normais. Por favor, escove seus dentes. Ela penteia o seu cabelo, né? Oppure eu machuquei meu dedo, eu quebrei meu braço. Cosa succede? Che voi usate il verbo più il possessivo, né? Escove seus dentes, verbo e aggettivo possessivo. Penteia, ela penteia seu cabelo. Eu quebrei meu dedo. Quebrei, verbo, meu dedo, possessivo. Usiamo il possessivo. Ecco, in questi casi. In italiano non traduciamo letteralmente, quindi queste frasi che io ho scritto qua sono un po' strane. In italiano cosa facciamo? Invece di usare il verbo lavare, il verbo normale, chiamiamolo così, tra virgolette, uso il verbo riflessivo e elimino il possessivo. Então, io uso un verbo riflessivo e elimino o aggettivo possessivo. Quindi, per esempio, invece di dire che io lavo i miei denti, dico io mi lavo i denti. Invece di dire lei pettina i suoi capelli, io trasformo il verbo pettinare in verbo riflessivo e quindi dico lei si pettina e elimino i suoi. Perché già è riflessivo, tal verbo riflessivo già sta dicendo che ação è sobre mim, e quindi dico lei si pettina i capelli. Io dico che io mi rompo il dito, non dico che io rompo il mio dito, che è come voi in portoghese, quebrei meu dedo, né? Caíram seus óculos, né? Dico, ti sono caduti gli occhiali. Va bene, quindi questa era, insomma, una curiosità. Lei si pettina. Ok, io mi lavo i capelli. Quindi io non dico che io mi lavo i miei capelli, oppure che lavo le mie mani. Preferiamo in italiano usare il riflessivo. Il riflessivo e invece di usare il possessivo. Allora, Paola fa una domanda interessante. Perché nella frase questo è mio non c'è articolo? Di chi è questo? Chi è essi? Questo libro? Questo è mio, questo è tuo. Eu posso usar o artigo, eu posso usar, mas tem muitos casos que eu não uso artigo. In questo caso la risposta è che questo non è un aggettivo possessivo. Qua entriamo un po' in una distinzione tecnica, diciamo così, grammaticale, ma noi abbiamo aggettivi che accompagnano il nome, per esempio, questa casa è bella. Questa casa è bella. Questo. Oppure, per esempio, il mio libro è rosso. In questo caso, mio, e li accompagna a palavra livro. Então, a gente fala che ele è un aggettivo. In alcuni casi, a gente non usa un nome.
In questo e mio non tem nenhum substantivo. Então a gente fala que é um pronome, porque substitui o nome, né? Porque não é preciso, porque já está claro qual que é o substantivo a qual se refere. Por exemplo, de que é questo libro? Questo è mio. Significa questo libro. É mio libro. Mas eu não repito o substantivo, e per questo motivo io posso omettere l'articolo, posso ritirare l'articolo per questo motivo, perché non è un aggettivo ma è un pronome. Non potrei mai trovare questo è mio libro, no, ma posso dire questo è mio, perché è un pronome, non è un articolo, va bene? Allora, ecco. Ragazzi, questa era la nostra lezione di oggi. Io adesso, agora, para quem estiver interessado, eu vi que tem muitos alunos do avançado, da Itálica, do Essenziale, pessoas que sempre nos acompanham, então talvez não estejam interessados, porque já sabem os detalhes do curso da Itálica, não? C'è Mayra, per esempio, que é nossa studentessa há tantissimo tempo. Quindi, agora eu vou falar muito brevemente também sobre as matrículas abertas do curso da Itálica, né? O curso L'Italiano Essenziale. Vão ficar abertas até preencher todas as vagas. Então, se vocês tiverem amigos, qualquer pessoa que possa ser interessada a estudar italiano, eu acredito que seja uma boa. Vocês podem encaminhar esse link que vocês acham. É um curso muito legal. Eu estou falando em português agora um pouco mais, porque pode ser interessante para os alunos que não falam italiano. Eu dou aula há muito tempo de italiano. E realmente, eu faço aulas de conversação, e eu faço as aulas de conversação do Essenziale no final do Essenziale. E eu vejo diariamente alunos que chegaram no curso, no final do curso, L'Italiano Essenziale, que falam muito bem. Assim, depois de 1 ano, nem eu, que morava no Brasil, nem eu falava português de forma tão correta. Então, para mim é um prazer, eu posso realmente dizer, assim, de forma muito honesta, não estou, tipo, tentando vender o curso, eu estou apresentando o curso, mas realmente é assim, né? E para quem está começando, ou compreende um pouco, mas ainda não consegue se expressar um italiano. Compreende um pouco, os brasileiros nunca partem de zero para o italiano, porque tem essa proximidade, esse grau de parentesco entre brasileiro e italiano, entre português e italiano, já permite que um brasileiro comece sabendo já um pouco. Agora, um japonês, sim, começa do zero a estudar italiano, mas não um brasileiro, né? No final do curso, você atingirá o nível B1, o B2, ou seja, conseguir compreender e se expressar livremente em italiano. E eu garanto, porque eu vejo isso diariamente, que tem pessoas que têm um nível B2 de italiano tranquilo quando chegam no final do curso. Obviamente, precisa estudar, precisa dedicar muito tempo, né? Infelizmente, a gente não pode simplesmente colocar um chip ainda, né, na nossa cabeça para aprender alguma coisa. Ainda nós não viramos computadores, né? Mas, né, eu garanto que fazendo que o curso e participando a todas as atividades, que são muitas, né? São muitas atividades, não é? Não são apenas aulas gravadas. São videoaulas com exercícios, que são revisados. O curso é novíssimo. O curso, acabamos de fazer o curso, então está revisado 100%. Exercícios, videoaulas, que podem ser baixadas e vocês podem assistir. Vocês podem assistir sem internet. Você fala: ah, mas eu vou nessa casa de praia que não tem internet e vou perder 1 mês de aula. Não, você pode baixar as aulas, as videoaulas, e assistir naquela casa
perdida no meio do mato sem internet, sabe? É uma coisa fantástica, né? E não são, são poucos cursos que dão essa, essa opção. Tem aulas de revisão ao vivo, então cada unidade do curso tem uma aula de revisão que é feita ao vivo, onde os alunos podem interagir, se eles quiserem, podem simplesmente assistir, ou podem assistir durante o ano inteiro, porque todas as, as aulas de revisão ficam gravadas, né? Tem o WhatsApp de dúvidas, né? Eu respondo ao WhatsApp de dúvidas do italiano avançado, mas tem o WhatsApp de dúvidas do italiano essenziale, onde você, qualquer momento do dia, qualquer hora, você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida. E você acabou de assistir um filme, você ouviu uma palavra em italiano, e você não sabe o que é, você não achou no dicionário, mas pode mandar uma mensagem e o professor vai te responder com detalhes muito rapidamente. É muito legal. É um canal, assim, onde você tira dúvidas na hora. Você está estudando de noite. Você fala, estudo só de noite. Onde que eu tiro dúvidas? Manda uma mensagem e, obviamente, esse número funciona até às 18, às 19. Mas, de manhã, o professor vai te responder. Certeza absoluta. Tem aulas de conversação, como eu já disse, tem 8 aulas de conversação para os alunos, com grupos reduzidos de, no máximo, 4 alunos, e são aulas muito legais, que, em geral, os alunos adoram, né? E são uma parte muito importante, né? Tem um grupo de interação no WhatsApp, onde os alunos, a partir da unidade X, que agora não lembro, depois de pouco tempo, vocês podem entrar num grupo que dura por um ano, dura por 12 meses, pelo menos, quase 13, na verdade, onde vocês podem interagir diariamente com colegas e com um professor que é, assim, gerencia, facilita, né, a interação. E aí também tem um montão de interação, tem notícias, tem, assim, é um grupo de interação livre que o professor, onde o professor corrige também a produção, mas é uma coisa bastante livre e divertida. Tem filmes em italiano, a Itálica comprou 5 os direitos de vários filmes que só a Itálica tem, que ficarão à disposição dos alunos. Tem um podcast do e-book, por exemplo, que das frases que serão lidas, e tem um grupo de Facebook. E não só isso, né? Vocês estão vendo quantas coisas tem. Tem masterclasses culturais, eu faço uma sobre a Sardenha, por exemplo. Tem várias, de vários. Eu faço uma sobre a diferença entre norte e sul da Itália. Tem um mini curso para quem quiser fazer a prova B1 de cidadania, ou também a prova B1 simplesmente para ter um nível B1. Tem um módulo de cidadania com um especialista em cidadania italiana, e tem um módulo Vida na Itália, onde a professora Paola fala, que mora na Itália, Paola Bacin, falará sobre o curso, sobre a vida na Itália, tirando dúvidas, como é morar na Itália, alugar uma casa é caro, como eu faço, enfim, tudo isso são... vocês vão ter no curso, é um curso que eu garanto, realmente, obviamente, eu sou suspeito, mas é muito legal, é preparado por profissionais. O Darius, que é o principal criador, junto com a Paula, dos cursos, é doutor na USP, é doutor pela USP. Eu fiz doutorado na USP, eu fiz mestrado e doutorado na USP, terminei em 2019, na área, não doutorado em química, e estou dando aula porque sou nativo. Não, fizemos doutorado em letras, em linguística aplicada, ensino e aprendizagem de italiano. Tipo, a Paula Bacin foi professora para a vida inteira da USP, agora é aposentada. O valor do curso é de R$ 2.297 à vista, ou esse valor de 12 parcelas de 223,79,
E vocês vão ter acesso por 12 meses a todo o conteúdo e vão ter o suporte da Squadra Itálica. Esse, por 12 meses. Interação no WhatsApp, dúvidas, tudo à disposição por 12 meses. Inclusive, se uma pessoa falar, ah, mas se eu tiver um problema e por 2 meses eu não consigo por motivo X, você pode congelar o curso por 3 meses e depois descongela e esses 3 meses não vão contar no seu, no seu, naquele 12 meses, ok? Então, esse é o valor. Vocês vão ter, inclusive, 15 dias de garantia incondicional, né? Qualquer dúvida, de novo, você vai ter o link aqui abaixo do vídeo. 15 dias, você, depois de 10 dias, se arrependeu. Se arrependeu ou qualquer motivo, você não precisa explicar nada. Não precisa explicar nada para ninguém. Você pode falar, eu quero meu dinheiro de volta, e você vai receber o seu dinheiro de volta. É uma garantia incondicional. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Grazie, Mayra. A Mayra, como eu disse, é nossa aluna do avançado. Então, a Mayra está estudando há 2 anos com a Itálica. Então, é uma palavra que vocês podem acreditar. No meio do mato, bem longe do Lázaro, sim. Mas ela já de repente vão pegar ele. Curso muito rico, te ringrazio. Va bene. Realmente. Nunca, pessoas como Mayra, que nunca tinha tido contato com a língua, às vezes eu fiz umas aulas há pouco tempo com alunos da turma de janeiro, acho que era na final de abril. Eu não acreditava, eu falava, mas realmente você nunca tinha estudado italiano antes de janeiro? E eles falaram, não, eu nunca tinha estudado italiano. E em 5 meses eles estavam conversando comigo por 1 hora, de forma assim, extremamente natural, né? A Deia, a nossa caríssima studentessa, a Rosemir, che è un'altra studentessa di Itálica, come vem você, essas pessoas que estão falando bem do curso, a gente não está pagando eles, são pessoas realmente que existem, que se inscreveram no curso e que estão fazendo o curso e que estão gostando do curso, né? Paola, Edmar, ovviamente un corso, e aqui concluindo, né, perché già passa 1 ora, un corso esige un compromesso por parte do aluno, né? A gente faz tudo possível, mas realmente quem tem que fazer, quem vai estudar, quem vai sentar é o aluno. Então você precisa saber que você precisa achar um tempo para estudar, para interagir com os outros, para fazer mil coisas, né? Leonícia, né? A gente fez um curso, uma aula hoje de conversação com a Leonícia dessa live, a Valderes, te ringrazio. Insomma, grazie André, grazie mille, vi ringrazio, siete gentilissimi per i complimenti, non a me, ma a quelli del corso. Niente, o link sta a Rosa, che também è alunna da Itálica Più, a Katia, che cominciò agora. Vocês vão achar o link debaixo do vídeo, vocês clicando no link, vocês vão achar esse link para inscrição. Quem se inscrever hoje vai receber o livro Frases Úteis em Italiano, impresso na casa de vocês, sem custo nem de envio. Envio, acho que tem um custo só. Acho que tem um custo apenas se vocês morarem fora do Brasil, né? Chu,
Manda un messaggio pro numero di dúvidas, do essenziale, eles vão te orientar um pouco, né? De repente a gente vai te orientar, para você recuperar esse rumo, tá? Recuperar esse rumo que teve por esses problemas, né? De familiares, espero que tudo se resolva. Va bene. Vi saluto, un carissimo abbraccio a tutti e a presto. Ciao, 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 ciao.